Il gioco del cinema, scatola della Imago Mage del 1989, alla quale è su concessione della Sacis, della Rai. Concessione Sacis Rai. Scatola, a forma di pizza cinematografica e abbastanza articolata. Come al solito descriveremo il contenuto per i collezionisti e solo sommariamente le istruzioni. Il gioco è per 6 persone, quindi è tutto a multipli di 6. Scatola superiore, il sottovuoto in due parti, in plastica, fondo della scatola. Ci sono 12 serie di domande, di carte con domande specifiche per ogni tipo di, per i diversi tipi di generi di cinema, la commedia, la fantascienza, eccetera. 60 carte che rappresentano i vari protagonisti, l'attore piuttosto che il compositore che servono per fare un film. 6 Oscar di colori diversi, anche se molto simili, 6 set cinematografici. Alla fine è un pezzo di cartoncino nella quale vanno inseriti e occorre trovare tutti i componenti del set, una plancia e delle istruzioni. Le carte sono 13 in realtà perché ce n'è una che è relativa alle trame. In mazzi di carte. L'obiettivo del gioco è procurarsi un componente della troupe per tutti i tipi di componenti, quindi formare una squadra di 10 persone per poter fare il film. Si ottiene un componente muovendosi sulla plancia e capitando, per esempio, qui lo sceneggiatore. E capitando qui si può prendere la carta dello sceneggiatore e metterla sul proprio set. Come ci si muove sulla plancia? Rispondendo alle domande, si ottengono dei punti casella che sono indicati sulla categoria delle domande, quindi non, rispondendo per esempio alla categoria commedia si avanza di 5. E ci si muove per in avanti per 5. Se si risponde in modo errato, si retrocede di 2 caselle. E questo comporta quindi la possibilità sì di procurarsi un componente, ma anche di perderli, per esempio perdi un componente, con tutta una serie di caselle che sono opportunità oppure penalizzazioni. Una delle caselle è la casella trama. Quando ci si capita, bisogna rispondere a questo mazzo particolare, che è quello delle trame di un film. Se si risponde correttamente, si rimane sulla casella, se no si indietreggia di 2. Vince, come abbiamo detto, chi per primo compone una troupe intera, quindi si muove sulla plancia ottenendo tutti i componenti. Il gioco del cinema, scatola della Imago Mage del 1989 su concessione della Rai. Iscrivetevi, grazie, ciao.